Allora, Shira, 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 dove sei? Di qua. Grazie ancora per aver preso il viaggio. Sì, prego, prego. È sempre grata quella mercante. Torna al tracciamento delle missioni principali. Dopo, dopo, dopo. Finiamo sta missione secondaria qua nel frattempo, dai. Non ti credo, mi spiace. Ehi, ciao. Jacob. Gira. Il segnale nella foresta. Te lo ricordi? Sì, come se fosse ieri. Hai ancora la sua frequenza, vero? Dici questa frequenza? Cazzo. Hai forse anche i numeri vincenti del lotto tatuati su una chiappa? Continui a dubitare di No, me? è che odio quando sfodero il tuo, te l'avevo detto. Quel segnale è ancora attivo come un'eco in lontananza. È digitale, il che significa che deve provenire da un luogo che non presenta l'anomalia. Il problema è che non siamo mai riusciti a localizzarne la fonte, poiché non conoscevamo la frequenza. Questo prima che arrivassi tu. Ascoltami molto attentamente e devi portare questi numeri al dottor Abram Zaidi. È uno degli ultimi scienziati. Stronzate. Si trova in territorio nemico da settimane. Scommetto 5 razioni che Zaidi è morto. Non possiamo saperlo. Tu. Io ti ho già vista, eri nel laboratorio. Mi hai svegliato dal criosonno. La vita è piena di sorprese. Ti presento Jane, una tiratrice provetta. È quasi morta per salvargli la vita. Ti farà da guida. Aspetta, Shira. Quando siamo atterrati qui, quel segnale era già attivo. Ti sei per caso fatta un'idea di chi o cosa lo stia inviando? Da retta a me, meglio non farti troppe domande. Qualunque cosa sia, non vuole essere trovata. E chiunque cerchi quel dannato segnale finisce ammazzato. Ma è l'unica opportunità che abbiamo. E se qualcuno può farcela, quel qualcuno siete voi. Shira, ragiona. Jacob! È un ordine. Non volevo abbandonarti al laboratorio. Nessun problema. Ma non ho avuto scelta. Avrei fatto lo stesso. No, che brutta cosa da dire. Va bene, dai. Buonanotte, buonanotte, Spargete la voce. Chiunque trovi McCain avrà una settimana di congedo dal fronte. Due, se ancora vivo. Gaetano. Per muto e per fare visita a Shira, no. Oh sì. Ah, qua c'è una cosa, vediamo. Una missione secondaria, vediamo. Lo so che hai molte domande da fare, ma non ho tempo. Bene. Hai deciso tu di lasciarmi dormire qualche anno di troppo. Ce la farai a trovare il tempo. Mamma mia, quanti dialoghi, cazzo. È la foto del giorno dello sbarco? È davvero assurdo. Ti ho vista mentre scattavi questa foto soltanto poche ore fa. Invece è passata una vita. La Cioè. ragazza che hai conosciuto quei giorni ormai non esiste più. Quella ragazza non sarebbe sopravvissuta. Ecco, tieni. Ora non mi serve più. Povera Shira. Trentun anni, sono passati. Per chi combattono le mutazioni? E le altre mutazioni? Per chi combattono? Per chi gli pare a loro, pensi che qualcuno possa controllarli? Quelli che lottano insieme a noi almeno sembra che lo facciano per una causa, hanno ancora un'ombra di umanità. Se consideriamo gli altri, non sono nient'altro che delle belve, delle macchine mortali. Non è rimasto più nulla di umano. A me non capiterà. Spero che tu abbia ragione. Quante mutazioni ci sono? Cosa sono adesso? Una mutazione? Aiutami a capire. Che cosa vuoi sapere? Quante ce ne sono? Il numero di coloro che hanno subito mutazioni di piccola entità è molto alto. Ma quelli davvero potenti sono una manciata. Comunque troppi per i miei gusti. E i soldati li venerano come se fossero divinità.
Cosa vogliono i ribelli? I tuoi nemici. Che cosa vogliono? Che cosa desideriamo tutti noi? Risorse vitali. Ma non le abbiamo. Vogliono più cibo, acqua, qualsiasi cosa. Non smetteranno fino a quando non ci avranno preso tutto. Vogliono distruggerci. Quindi è necessario che sia io a eliminarli prima. Ma... qua Paolo è volutamente buio, sai, perché dopo vedrai che è molto luminoso. Com'è iniziata la guerra? Vedrai fra un po'. Aspetta, guarda. Com'è cominciato tutto? Perché combattevate? Quando si è scatenata l'anomalia, la colonizzazione era appena iniziata. C'era ancora più di 500.000 di persone nel criosonno in attesa di risveglio. Ma sapevamo già che non c'era cibo a sufficienza. Una fazione avrebbe voluto semplicemente staccare la corrente e farli morire nel sonno per risparmiare le risorse. Cazzo. Gli altri invece avrebbero preferito lasciarli vivere. Credo di sapere da che parte stessi. Io ho sbagliato. Volevamo distribuire equamente ciò che avevamo. Ma il risultato è stata la guerra. Però le cose vanno male in prima linea. Manchi da troppo tempo per poter capire in che cazzo di casino ci troviamo. Quelli di noi rimasti non superano i 50-60.000, mentre dall'altra parte sono molti di più. E presto non rimarrà nessuno a combatterli. L'ultimo attacco dei ribelli è stato solo un diversivo. Hanno scavato delle gallerie e piazzato esplosivi proprio sotto di noi. Hanno ridotto a pezzi la nostra prima linea. Sì, ho notato. Il numero delle vittime è incalcolabile. C'era anche uno dei miei uomini migliori, il tenente McCain. Abbiamo ricevuto un messaggio. Sembra intrappolato tra le macerie, ma è ancora vivo. Non posso più mettere a rischio altri uomini. Cerchiamo McCain. Ho bisogno di te per poterlo salvare. Andiamo. Accetta, Embe. È il minimo che possa fare. Voglio essere informata quando i gruppi di ricerca avranno scoperto qualcosa su McCain. Voce di Harry sbloccata. No, ma io volevo l'altra Se missione. McCain è ancora vivo, devo trovarlo. Ok. È ancora scuro, ragazzi, no? Adesso è molto chiaro, come vi dicevo. È quella parte là che è volutamente così. Allora, vediamo un attimo. Dicono che il gran maresciallo Gutmann abbia trovato una nuova mutazione. Le visite al museo dei sono sembra un mattatoio. Basta che non una rompi mutazione niente. Li ha spazzati via. Museo? Cazzo, forse le cose gireranno finalmente. Wow. Non si tocca. Un vinile dei Beastie Boys. Questi qui erano rari persino sulla I terra. Beastie Boys. Tu come fai a saperlo? Beh, una lunga storia. Una collezionista. Qualcuno deve esserlo. Le persone dimenticano facilmente. Come ci è arrivata tutta questa roba qui? Quando lasciammo la Terra, avevamo soltanto una scatola con le nostre cose. Ora questa spazzatura non suscita più interesse, tranne che a me. Questa è la nostra storia. La storia di ciò che eravamo. Delle cose perse. Il mio piccolo museo della Terra. Che è sempre in cerca di donazioni. Oh santo. Oh. Cos'è? Un sigaro? No, una penna. C'è ancora inchiostro? Ma come? Come ho detto, è una lunga storia. Beh, grazie. Senza ricordi del passato, il futuro ha poco senso. Se dovessi trovare qualsiasi cosa della vecchia terra, c'è una casa che l'aspetta. Terrò gli occhi aperti. Ah, ho capito. È un posto dove mettere i collezionabili questo, trovato nulla per me oggi? Mi viene difficile credere che il pianeta sia già stato ripulito. Missioni di collezionismo. Cerca degli indicatori speciali per individuare gli obiettivi delle missioni legate agli oggetti collezionabili. Ok. Vediamo se abbiamo qualcosa da dare. Senza ricordi del passato, il futuro ha poco senso. Ho capito.
se dovessi trovare. Capito? È tutto. Ah, ok, non ho nulla da dare, va bene, a posto. Ricorda di tenere gli occhi aperti. Negozi, negozi. Un punto esclamativo qua, che presumo sia la missione di prima, vediamo. Signor Cheng. Osserva le meraviglie che... Un'altra volta. Ah, ok. No, basta. Rifiuta. Buonanotte, Lampo. Buonanotte. Ciao. Buonanotte a tutti. Nulla di gratuito. Votazione o no. Allora, vediamo un attimo. Ho la schiena a pezzi. Jay, vediamo un attimo. Mappa della missione. Terra in firma. Tutte. Raggiunge l'ultima posizione nota. Ok. Benissimo. Di là. Possiamo fare trasporto qua volendo? Regolamento di conti. Vabbè, adesso andiamo in qualche modo, dai. Vediamo cosa ci dice di andare di qua. Va bene, Paolo, buonanotte. Usciamo. Se non siete in linea con il gioco, non vi preoccupate, lo comprendo. Un certo dottor Abraham Zahedi può aiutarti a rintracciare il segnale. Sono stati Zahedi e Jane, la sua guardia del corpo, a risvegliarti dalla criostasi. E basta. Di qua. Vai Rocco, vai. Andiamo a fare il culo. Nessuno? Ok. Via libera. Shira, sto osservando l'epicentro dell'esplosione. È qua che è iniziato il crollo. Dubito che McCain sia sopravvissuto. Non mi servono i tuoi dubbi. Mi serve lui vivo. Un po' di ferro. E qua? Ah, ok. L'inizio della missione. Vai. Carina come caricamento. Ispezione all'area alla ricerca del tenente McCain. Ripulisci l'area. Vina. Dai. Cazzo, quanta vita hai te? Oh merda. Via libera, mi pare. Oppure no. Maledetto infamone. Proprio qua era. Alle nostre spalle. Un po' di ferro. E avanti tutta. Questo qua è rifornimento, vero? Non credo sia loot. Qua sotto non c'è niente. Eh no, infatti. Questo però è un loot. Rottami e... rara mitragliatrice leggera. Questo mi piace. Mitragliatrice leggera. Light machine gun. Vediamo come spara. È la prima volta che la uso. Questo tipo di arma. Non mi ha mica salvato, vero? Ma va a cagare, va. E vabbè.
Cazzo. Il capitano sta arrivando, eh. Aia. Un altro? No. Equipaggia? Certo. Raccogli oggetto. Questo qua fa schifo. E munizioni. Porca vacca. A morire qua, eh. Ma che casino c'è? Ciao Danilo, buonanotte, grazie della compagnia. Merda. Vabbè. Forse ce l'abbiamo fatta. Forse. È stato faticoso, però ce l'abbiamo fatta, dai. Rifletti proiettili. Quindi è una nuova abilità da equipaggiare. Che figata. Cazzo, adesso la proviamo, eh. Vediamo un attimo. Abilità. Genera una barriera che cattura tutti i proiettili accumulandone i danni. Dopo 10 secondi o dopo aver attivato di nuovo l'abilità, tutti i danni accumulati vengono rispediti contro i nemici davanti a te. La barriera protegge anche dagli attacchi in mischia, riflettendone parte dei danni. Wow. Cazzo, la mettiamo al posto di... qua? Al posto dello scudo golem, no? Sembra più figa questa, cacchio. Fra un po' la proviamo, dai. Vediamo se qui possiamo fare qualcosa. No. Ah, ma quindi qua che ho due armi così? No, non va bene. Allora, 194, fucile di precisione automatico. Boh. E questo qua. Perfetto. Che non è la mitragliatrice LMG di prima, vero? O sì, mitragliatrice leggera. 109, 74, 115, ok. Aggiudicato.110, buono. E basta. Vai. Per quale motivo è tutto così? Adesso lo vedi, Rocco, perché? Già. Ehi Shira, cos'è quello che vedo? Una specie di gigante che cammina. Abbassa la voce, Outrider. Non vorresti che ti notasse, credimi. Ne spazza via centinaia in un secondo. Persino le mutazioni fanno attenzione. Ormai è quasi sgombro. Bisogna scavare, ci siamo quasi.
Fermo, sei sotto tiro! Aspetta, aspetta! Non sparare! Siamo tutti sulla stessa barca! Ti corro! Tenente McCain, tutto bene? Beh, sono vivo! Grazie, soldato! Non c'è di che. Adesso, liberiamo gli altri uomini. Ah! Cazzo, mi prendi in giro? La guerra è guerra. Credevi ci saremmo... Oh! Vorrei tanto sapere perché mi metto sempre in mezzo. Cazzo! Non affezionatevi a nessuno in questo gioco, eh. Allora, il tenente McCain pensa che sia morto. Tieni premuto E per spostarti rapidamente. Sì. Torniamo da Shira. Qua. Però. Però, eh. Ho un po' da fare al momento. Che cosa vuoi? Allora, ho trovato il tenente McCain. Il tuo tenente è morto. Almeno dimmi che è morto da eroe. Insomma. Certo, sai quello che vuoi sentirti dire? Si è dimostrato un vero cazzo di eroe. Comunque sia andata, ricordati che siamo in guerra, Outrider. Tutto si può perdonare. Fino a che non vinceremo. Credi davvero che vincere conti ancora qualcosa? Bene. Domanda non indifferente. Allora, Golem della morte. Golem, quell'abilità attiva estende la durata di Golem di 2 secondi per ogni nemico ucciso. Quella. Rifletti proiettili, aumenta i danni dei proiettili riflessi di 19. Rifletti proiettili, il nemico con più saluti subisce il 50% di danni in più. Ma direi questa qua io, questa qua mi ispira. Perfetto. Cosa ci fai ancora lì? Muoviti! Solo i morti hanno il diritto di riposare. Missione secondaria completata. Assegna una nuova missione. Vediamo. Tieni premuto E per fare visita a Shira. Vediamo. Ah, ma questo qua mi sa che è la missione di prima, vero? Lo so che... Vediamo. Ah, ok, rigioca la missione. No, va bene così. Perfetto, perfetto. Che il cielo vi aiuti quando non ci sarò più. Che cazzo manderà avanti questo posto? Ok, bene. E qui, ragazzi, concludiamo la puntata. Grazie e alla prossima.